Marcello, ciao! Oggi sono venuta sul lago di Bolsena e precisamente a Marta ad aiutare, anzi, facciamolo insieme, vai! Certo! Ad aiutare i miei amici pescatori, perché questa sera ci sarà la 46esima edizione della Sagra del Lattarino. Ma non c'è solo il lattarino? No, no, assolutamente! Adesso diciamo il periodo del lattarino, però abbiamo il corregone e l'anguilla che vanno per la maggiore. Quanto è importante, Roberto, la pesca per Marta? Per Marta è importante perché tuttora ci stanno 40 famiglie, poi tutto l'indotto che segue dietro, il commercio, l'ingrosso. E andiamo alla Sagra del Lattarino a Marta. Marta, troppo poco si canta un poeta per te. Marta. Scusi, prego. Scusi, sa dirmi dove fanno la sfilata della festa del Lattarino? Come no? Ce la porto io volentieri perché la conosco bene, sono stato tanti anni nella Sagra del Lattarino. Grazie! Martani, siete pronti ad aprire la festa del Lattarino di Marta? Sì! Mi sono divertita tantissimo alla sfilata, ma adesso rientro nei miei panni e mi dirigo al cuore della festa, la padella. Giuliano, raccontaci la sagra del Lattarino. Oggi c'è il re. Come è nata questa festa? Beh, questa festa è nata per necessità, diciamo, di noi pescatori all'epoca, perché non c'era commercializzazione del prodotto, era difficile la vendita, anche se il lago era ricco di questo pesciolino. Oggi, grazie a Dio, grazie alla sagra, friggiamo intorno a 15 quintali di latterino. Lo dobbiamo anche cuocere adesso, impanare e cuocere. Mario, Ludovico, qui voi state andando alla grande con l'infarinatura, adesso la voglio fare anch'io. Il perché anche della poca farina così? Pochissima farina, Annalisa, perché il pesce ne vuole poca. Il pesce deve danzare. Mario, facciamo vedere come danza il pesce. Abbiamo scoperto che qui a Marta il lattarino danza nella farina e allora danza anche la cucina. Vai, porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Muovi a tempo il bacino, è la sagra del lattarino. Grazie, bravi! Saluto da me e i martani. Adesso, ecco, quando è che si mangia? Grazie, grazie. È stato un piacere, ci vediamo presto, eh? A Marta! Ciao Marta! Ciao!